luce delle toile delle squadre finaliste, proviamo a viaggiare nello spazio e nel tempo raccontandovi su Figi Channel questa ennesima pagina di una storia sportiva. Ben ritrovati amici appassionati di ginnastica, un saluto dal vostro Davide Ciaralli e bentornata anche alla nostra farfalla del web, colei che spiega il codice come se fosse una favola per bambini che hanno solo voglia di sognare, Marta Pagnini. Ciao David. Ciao Marta, siamo subito sulla gara. Allora, controlliamo altro tempo a Dina Averina che sta facendo la sua finale con il cerchio. Iniziamo quindi con una delle più attese ginnaste in gara e ce la godiamo in religioso silenzio. E conclude con questa ripresa veramente interessante Dina Averina, la prima delle sue quattro finali che dovrà affrontare oggi, perché insomma è la ginnasta di punta insieme a Alexandra Soldatova della nazione più medagliata sicuramente, più forte sicuramente dal punto di vista delle individualiste, però poi di squadra insomma ormai ce ne sono tante nel panorama internazionale che vanno a intaccare quella che è la tradizione russa di Ori, tutto rispetto per questa grandissima scuola di ritmica. Allora, meravigliosi salti a rallenti, sicuramente un valore molto grande, penso che la giuria li abbia certamente riconosciuti. Il direttore dell'ufficio promozione, ecco qui ha fatto comunicazioni un piccolo... esterne e stampa della Federazione. Un errore veramente, mi viene da dire, quasi sciocco rispetto a tutte le cose difficili che fa, ma alla fine sono proprio Pagnini, le cose più, della nostra squadra nazionale, più facili a volte a creare problemi. Agli amici della ginnastica, vediamo adesso il punteggio. Intanto Marta, vogliamo ricordare la start list della finale. Sì, dopo Dina c'era Pedana Arnaskalina della Bielorussia, seguita dalla compagna Alkina, poi avrà il turno di Zeng Laura. Ecco il punteggio intanto della 18 Averina, pieno 18 pieno 9-4 difficoltà 8-6 10.